via. Dopo aver visto la parte relativa, introduttiva, relativa alle grandezze fisiche e alla loro misura, andiamo a studiare il primo e il più semplice dei fenomeni fisici che tratteremo, il moto. Perché è più semplice? Beh, è il processo fisico con cui veniamo a contatto praticamente tutti i giorni. Non c'è giorno in cui non ci muoviamo o non vediamo qualcosa che si muove o non utilizziamo qualcosa che si muove. Einstein molto spesso diceva: nell'universo non succede niente senza che qualcosa si muova. Quindi capire il moto è avere la chiave per capire molte altre cose un pochino più complicate, che sia un fenomeno fisico possibilmente esagerato, ma insomma comune sotto gli occhi di tutti, è un fatto. Che sia banale non è vero. Infatti, non so se l'avete già fatto in filosofia, ma i primi che sono occupati a studiare dal punto di vista fenomenologico il moto, i greci erano contati dei paradossi. Zenone di Elea riteneva che il moto fosse un paradosso, che fosse qualcosa che è difficilmente concepibile e pensabile e studiabile. In realtà il paradosso non c'è, però per superare quel paradosso, il famoso Achille e la tartaruga, è necessario uno strumento matematico che studieremo tra 2 anni, l'ultimo anno. Lo studio del moto rientra in una parte di fisica che va sotto il nome di cinematica. Termine che significa studio dei tipi di movimento, quali sono le forme del moto, che tipi di moto si presentano in natura. Successivamente vedremo, si amplia questo schema e parleremo di dinamica. Questa parte, dopo aver studiato i tipi di movimento, li mettiamo in relazione alle loro cause. Perché ho quel tipo di moto e non un altro? Per quale ragione si verifica che un oggetto si muove in un modo e non in un altro? E l'insieme dei due si chiama meccanica. In generale dei tipi, delle forme di movimento e delle loro cause. Perciò, una volta studiati i tipi di movimento, passeremo a vedere quali sono le cause, cioè quali sono le cose che c'è sotto i tipi di movimento, perché ho un tipo di movimento e non un altro, in quale condizione si realizza un tipo e in quale condizione si realizza un altro. Dinamica e meccanica sono simili. No, cinematica. Studio delle forme di moto, dinamica, studio, cioè, questo se vuoi, se vogliamo fare un paragone con la medicina, questa è l'anatomia del moto, le forme, questa è la fisiologia, come funziona, l'insieme si chiama meccanica. Ed è una parte cruciale, perché qua dentro
nascono concetti fondamentali che si vengono usati in tutti gli ambiti, anche non solo scientifici. Nasce il concetto di massa, il concetto di forza, il concetto di energia, che vengono citati molto spesso anche in contesti non prettamente scientifici e che qui hanno la loro origine. In questo ambito vengono definiti e formalizzati. Ok? Come faccio a dire che un oggetto si muove? Esempio, cominciamo con un problema. Prendiamo un treno. Qui io disegno non molto bene, ma insomma, questo è un treno. Sul treno c'è un viaggiatore e sul binario ce n'è un altro capo stazione, chiamiamo questo A e questo B. Se il treno è in stazione, aspetta magari che i viaggiatori salgano, il capo stazione B afferma che il viaggiatore A è inquieto, è fermo. Ok? Perché il treno in quel momento non si sta muovendo. D'accordo? Dopodiché il treno parte e B afferma A si sta muovendo verso destra. Il treno è partito, quindi il viaggiatore sul treno è in movimento. Ok? Se A non è l'unico viaggiatore che sta sul treno, ma ce n'è anche un altro, chiamiamo questo C, C dirà di A che A è fermo in entrambe le situazioni, sia quando il treno è fermo in stazione, sia quando il treno sta viaggiando. Perché? Perché C vede A sempre nella stessa posizione. Quindi, è quello che è uno pseudo paradosso, però. A si muove o non si muove? Si muove ma in diretta. Dipende dal punto di vista. Entrambe le affermazioni sono vere. Dipende da cosa, a che cosa riferisco il moto. Quindi il moto, cioè per stabilire se, cioè per formulare la mia frase da parte di B o da parte di C, ho bisogno di un sistema di riferimento. B, il capostazione, usa come sistema di riferimento la stazione, cioè riferisce i moti alla stazione o a se stessi, che è fermo in stazione. E quando il treno sta caricando i passeggeri, B dice il treno è fermo, non si muove. Dopo che le porte sono chiuse e il treno parte, B dice il treno è in moto rispetto al suo sistema di riferimento. Perché dice che il treno si muove? Come fa a dire il capostazione il treno si muove? Che cosa deve succedere? Anche, cioè tecnicamente la stazione rimane immobile da anni sopra. Ripeti per cortesia. Il treno si allontana, cioè cosa cambia? Cambia la posizione. B afferma che il treno si muove perché la posizione del treno rispetto a B non è sempre la stessa. Quindi oggi un oggetto si muove
un corpo si muove o è in moto se la sua posizione cambia nel tempo. E qui abbiamo due concetti chiari, posizione e tempo. Che cosa intendo per posizione? Che cos'è che mi dà la posizione? Per avere la posizione di un oggetto ho bisogno di un sistema di riferimento. È questo che mi è utile, anzi indispensabile, per misurare la posizione. Fatemi rifare il disegno. Supponete che questo sia il tracciato della ferrovia. Ok? Allora, nel nostro caso, il capostazione prende come punto di partenza la fine del binario, per esempio, se la stazione è a binario cieco, e misura le posizioni nel verso in cui la ferrovia si svolge. E questo può misurarlo, la posizione può misurarlo in qualsiasi unità di misura preferisca, metri, chilometri o altro. Diciamo che la posizione X del treno lungo la ferrovia è espressa in una determinata unità di misura, metri se preferite, e questa mi dà la posizione, istante per istante, del mio oggetto che si muove lungo quel tracciato. Senza questo non posso dire se il treno si muove o no, perché posso dire se si muove solo se la sua posizione cambia. Ok? Viceversa, il viaggiatore C sceglie come sistema di riferimento, per esempio, il vagone stesso, oppure la porta d'ingresso del vagone. E lui, anche quando il treno è in viaggio, osserva che la posizione di A nel suo sistema non cambia, quindi dice A è fermo, non è in moto. Perché? Perché lui riferisce la posizione di A a un sistema di riferimento diverso. Quindi per stabilire se un oggetto è in moto o no è necessario utilizzare un sistema di riferimento. Che cos'è un sistema di riferimento? Quando in fisica si dice la parola sistema, sistema significa insieme di oggetti. Un sistema di riferimento è un qualunque insieme di corpi o di oggetti rispetto al quale riferisco la posizione di altri. Nel nostro caso, il sistema di riferimento di C è l'inizio del vagone, quello di B è l'inizio del binario e quindi la stazione. Okay? Quindi il moto è un concetto relativo a un sistema di riferimento. Il sistema di riferimento è un insieme di corpi rispetto ai quali riferisco le posizioni di ciò che mi interessa studiare. Se voglio la posizione del treno, ho bisogno di un sistema di riferimento che sia, per esempio, la stazione o qualsiasi altra cosa che mi serva, che sia utile a dare la posizione del treno. Non importa quale scelgo, a seconda di quale riferimento scelgo, sarà facile dare la posizione o sarà più difficile dare la posizione. Alcuni sistemi di riferimento sono semplici da utilizzare, altri sono più complicati. Chiaramente scelgo uno conveniente. Altre domande? Rispetto ai quali? Riferisco la posizione di ciò che mi interessa studiare. Se per esempio voglio la posizione, ne so, di questo computer, del tavolo, un buon sistema di riferimento potrebbero essere i bordi della stanza.
la stazione in questo caso non mi serve a niente, qualcosa che non c'entra niente con questo, quello che c'è qua dentro. Quindi utilizzo un altro sistema di riferimento. Ok? Attenzione, da i primi studi sul moto ad affermare che il moto ha bisogno di un sistema di riferimento, sono passati qualcosa come 23 secoli. Non è una cosa da poco, ma ci torneremo su. Ok? Attenzione, se, come nel caso del treno, ho bisogno per la posizione di una sola coordinata, cioè per dire dove sta il mio treno, mi basta un numero. Per esempio dico che il treno si trova a 10 km dalla stazione. E questo mi basta e mi avanza, perché se so quanto vale questo, so piazzare immediatamente il treno. Allora, se posso individuare la posizione di ciò che mi interessa studiare con un solo numero, parlo di moto di sistema unidimensionale. Se invece mi serve individuare, per esempio, la posizione di una nave, un dato bacino, appunto, in un mare, allora, si trova quasi in tutte le aule, ho bisogno di una carta geografica dove ho due coordinate, latitudine e longitudine. Nel nostro caso potremmo chiamarle x e y, due coordinate. In questo caso il mio sistema è bidimensionale. Perché mi servono due coordinate per dare la posizione di un oggetto. Una non mi basta. Se devo dare la posizione di un aeroplano, un volo, me ne servono tre. Longitudine, latitudine e altitudine. Tre numeri. Sistema tridimensionale. La dimensionalità di un moto o di uno spazio è il quanti numeri mi servono per individuare una posizione. Dire che un oggetto fa a un moto unidimensionale significa che posso descrivere il moto usando una coordinata. Dire che un oggetto si muove di moto bidimensionale vuol dire che me ne servono due. Se un oggetto ha un moto tridimensionale vuol dire che per la sua posizione me ne servono tre. Ok? Di solito la terza è una z. XYZ, moto tridimensionale. È il moto del mio oggetto, la traccia, okay. L'insieme di tutte le posizioni occupate nel corso del moto prende il nome di traiettoria. Tutte le posizioni occupate da un oggetto durante il moto. La traiettoria è un corpo, un oggetto puramente geometrico, il tempo non c'è, è un insieme di posizioni.
nel caso del moto del treno lungo la ferrovia, come prima, dirò che si tratta di un moto rettilineo, per quello che ho disegnato sulla lavagna. Perché il moto si svolge su una parte di una retta, su un segmento. Questo avviene se il moto è, tra virgolette, sufficientemente corto. Ok? Per moto rettilineo si intende un moto la cui traiettoria è parte di una retta. Ok? Supponiamo di aver fatto delle misure e di aver rilevato, rispetto al nostro sistema di riferimento, per esempio i seguenti dati. Prendo ad esempio i dati di un esercizio. Riportiamo in una tabella le misure delle posizioni in epoche diverse, a tempi diversi. Vediamo che avere il nostro sistema di coordinate, la nostra x, questa è l'origine, e abbiamo riportato i tempi in secondi e la posizione x in centimetri o meno metri. Misuro la posizione di un oggetto a tempi diversi. Il testo chiama S per spazio, è meglio X per posizione. Allora, se il mio cronometro segna 0 secondi, la posizione è nell'origine, il corpo si trovava qua. A un secondo si trovava a 4 metri dall'origine. Dopo 3 secondi si trovava a 12 metri. Dopo 4 secondi a 16 metri. Quindi qui la posizione è cambiata o no? Questo oggetto è in moto o no nel mio sistema di riferimento? È in moto. Certo. Diamo un numero d'ordine alle misure. Questa è la prima misura, la seconda, la terza e la quarta. Ok? Se la posizione è cambiata dalla prima alla seconda misura, voglio quantificare il cambiamento. Ok? Ripeto, x è la posizione, cioè dove sta l'oggetto, o il corpo in moto. Se la sua posizione cambia, che passa da 0 a 4 metri o da 4 a 12, ho bisogno di qualcosa che quantifichi di quanto la posizione è cambiata. Chiamo questo spostamento. E lo misuro con un delta x. Delta, tutte le volte che troveremo un delta, delta qualcosa, significa variazione di x. E questo è la x finale meno la x iniziale. Per esempio, tra la prima e la seconda misura il delta x è di 4 metri, perché è 4 meno 0. Tra la seconda, terza e la seconda misura lo spostamento è di 12 meno 4 metri, è di 8 metri. Ok? La variazione è sempre valore dopo meno valore prima. Però solo una cosa, vorrei capire il simbolo della prima colonna. È un diesis, un numero. Ah, diesis. Cancelletto. Numero d'ordine.
Sì. Quindi tra la prima e la seconda misura ho un delta x 1, 2 che vale 4 metri. La seconda e la terza sono 8 metri, tra la terza e la quarta altri 4 metri. Qui c'è 1, 2, tra la prima e la seconda. Dopo variazione di x. In basso a destra. Del x finale, quindi x iniziale. Questo è finale. Dopo meno prima. Ok? Delta x, x finale, meno inizia, delta x 1, 2 e 4 metri. Attenzione, posso cambiare pagina? No, non è ancora certo. Domanda. Non è una J, una F finale. Se l'oggetto fosse fermo, cosa otterrei per delta x? Zero, perché se è fermo la sua posizione non cambia, quindi non varia. Ok? Attenzione, supponiamo invece di avere questa legge, tabella del moto, tanto in secondi e x di metri. Tra la prima e la seconda misura quanto vale il delta x? Meno 2. 5, meno 7, meno 2. Meno 2 metri, perché è 5 metri meno 7 metri. Lo spostamento può essere negativo. Perché? Perché in questo modo la coordinata diminuisce. E quindi cosa succede? In come lo interpretiamo fisicamente questo? Esatto. No, non mettere al fuoco carne che non abbiamo ancora cucinato. Si avvicina. L'oggetto si avvicina all'origine. La sua posizione diminuisce, si sta avvicinando all'origine perché la x diminuisce nel tempo. Quindi attenzione, lo spostamento può essere negativo. Invece, qual è la distanza coperta quando il mio cronometro passa da 0 a 1 secondo? Due. Due metri, la distanza è il valore assoluto dello spostamento. La distanza è sempre positiva. Attenzione a non confondere le due cose. Per questo io preferisco avere x come coordinato, perché s può essere confuso con spostamento. Anche se il testo lo chiama spazio. Ok. Queste cose sono ben diverse, un conto è la posizione, un conto è lo spostamento, un conto è la distanza. Valore finale meno iniziale, dopo meno prima. Dopo meno prima. Certo, ce l'avrà. È tutto chiaro? La tabella di prima. Qui abbiamo delle misure che ci dicono dove si trova un oggetto in tempi diversi. Ok? Questo significa che la posizione e il tempo al quale la posizione è stata rilevata
sono grandezze fisiche legate o slegate? C'è una relazione tra posizione e tempo? Certo. Questa relazione, la relazione tra posizione, quindi x e tempo, mi prende il nome di legge oraria. La legge oraria è la relazione che mi permette di dire dove si trovava l'oggetto a una certa epoca, a un certo istante di dove sta il corpo. È quello di cui avete bisogno tutte le volte che si fa un viaggio. Voglio l'orario del treno, cioè dove sta, a quale ora. È esattamente la stessa cosa. Che poi lei sia determinata o no, è tutto da vedere. Ok? Nel caso dell'esempio visto prima, uno strumento utile, molto importante per visualizzare la legge oraria sono i grafici cartesiani. Posso mettere in ascissa i tempi, in ordinata le posizioni. Per farlo utilizzo il foglio di calcolo, per esempio. Se me lo lascio fare, se no ci c'è. Possiamo utilizzare un foglio di calcolo qualsiasi, sull'iPad possiamo usare Numbers. E mettiamo per esempio in questa colonna i tempi, scriviamo T. Metteremo le coordinate x. Allora abbiamo visto 0 0, poi c'era ricordatemi per cortesia i dati, non si può ritrovarli. 0 1 4 3 e 12, ok, e poi 4 e 16. Adesso possiamo fare un grafico di questi dati. Li selezioniamo, le due colonne, prendiamo il grafico e selezioniamo un grafico a dispersione. Questi quadratini colorati mostrano i dati che abbiamo. Ok? La relazione che c'è tra tempo a cui ho fatto le misure e misure che ho ottenuto, posizione, si chiama legge oraria. Se osservate, posso far passare una retta attraverso tutti i punti.
attenzione a non confondere la traiettoria rettilinea con questa retta. Questa retta dice che c'è una relazione lineare tra posizione e tempo, non che la traiettoria rettilinea. Un conto è la legge oraria, un conto è la traiettoria. Non confondete le due cose. Ok? Oltre a avere necessità di sapere dove il corpo si trova e quindi quale spostamento è eseguito tra una misura e la successiva, un'utile grandezza fisica è quella che misura quanto rapidamente è cambiata la posizione, che è la velocità. Ma questo la vediamo la volta prossima perché mi sembra che sia personale. Domande fino adesso?